siano rotti i coglioni di questi arbitrali. Non ci danno le gol neanche se ci ammazzano. Sei incazzato così, stavo un po' in tono. Sei incazzato anche tu o la pensi un po'? L'arbitro se non ha delle guerre non c'è, come diceva Juan Bosco. Di quello c'è mandato un fischio, quindi. Però effettivamente forse più del rigore dell'episodio è stata la gestione della partita e anche la sciocchezza di tutto il giocatore. Quindi. Che ha cambiato un po' questa gara. Sì. La leggerezza di Ives era anche comprensibile, ha fatto gol, quindi io sinceramente ecco, forse dobbiamo rivedere un po' i regolamenti, perché adesso io non avevo visto quello che Ives ha fatto, cosa si era inventato, quindi a volte ci vuole anche un buon senso. Io penso che io solo questo rovinare anche una gara, rovinare una partita per una leggerezza, cioè c'è il regolamento, ecco, l'unica cosa che so è nel regolamento che c'è il buon senso. Purtroppo nel regolamento che c'è anche che non ci si può mettere allora la Ives ha sbagliato e l'arbitro l'ha portato fuori. Non c'è stato il buon senso. Proporrai una multa. Adesso lo vediamo con la società, sicuramente qualcosa da fare. Peccato perché era un bel Parma, come non si vedeva forse da qualche partita. No, ma se troviamo squadre. Io devo dire che faccio complimenti alla Ribelle perché comunque è una squadra che gioca, è una squadra che ha degli ottimi elementi, devo dire che anche l'ha messa anche abbastanza bene in campo, ha fatto la gara. Poi chiaramente la gara sta avendo in un certo senso come lavoriamo noi, poi purtroppo le cose sono cambiate, però la squadra stesso anche in 10 può cercare di vincerla. Non siamo stati veramente lucidi nella fase conclusiva, però ci sono stati alcuni movimenti, alcune cose che la squadra ecco, ha soddisfatto. E la posizione di Corrati era un po' dubbia, no? Così poi effettivamente ha giocato d'esterno, come hai giudicato la sua prova? Ma Ciccio è un giocatore che può fare anche l'esterno, può fare l'esterno perché ha le qualità e ha anche la fantasia e sa leggere certe situazioni, quindi secondo me l'ha interpretato anche bene, è chiaro che ci vuole, lui è generoso, ci vuole sacrificio e l'ha fatto, l'ha interpretato anche bene. Faccio un'ultima domanda da parte mia. Domenica prossima Forlì non avrai Barai che sarà squalificato, però hai tanti altri attaccanti, oggi li hai messi in moto quasi tutti. Infatti non c'è Luis, ha giocato per me una buona gara Musetti, poi è entrato bene anche Longobardi, c'è Guazzi che è sempre lì pronto comunque a farci la mano, quindi davanti le soluzioni ci sono. Buongiorno mister, la stessa cosa che mi hanno chiesto anche a Lucarelli. Terzo pareggio in 4 partite, però questo è un pareggio diverso, come diceva anche il collega, il Parma è stato un bel Parma anche dopo l'espulsione. Certo che 3 pareggi in 4 partite e gli avversari non recuperano, vuol dire che è proprio comunque un periodo difficile un po' per tante squadre. Quando si diceva che il girone di ritorno sarebbe stato complicato per tutti, lo stiamo vedendo anche guardando i risultati che sì. Sì, beh, un calcio di scontato non c'è mai nulla. Quindi noi andiamo avanti nel nostro percorso, gli altri non interessa poco.